Dal 16 al 22 settembre si svolge la settimana europea della mobilità. Innanzitutto, qual è il tema, il motto di quest'anno? Di quest'anno il motto è hashtag più bici più sicuri. In relazione proprio alle statistiche rilevate in vari paesi di Europa, fra l'altro anche l'Italia, che più bici ci sono in giro e più sicurezza c'è per il ciclista. In effetti il ciclista nelle nostre strade si sente in pericolo comunque, perché il traffico automobilistico è congestionato, perché chi guida è distratto e non percepisce che c'è sulla strada anche il ciclista, che chiaramente una volta che l'hai toccato con la macchina cade, perché l'equilibrio in bicicletta è su due ruote. Noi ci auspichiamo che questa settimana serva a prendere coscienza da parte di tutti i cittadini e da parte degli amministratori del problema, che è sensibile, cioè Arezzo è una città ciclabile, perché da quando gli uffici comunali si sono trasferiti alla Cadorna non c'è neanche da andare in comune per fare un certificato, che poteva essere difficile perché magari non tutti possono affrontare la salita di via Cesalpino. La città è ciclabile, gli strumenti per andare sicuri in bicicletta sono pochi. Ultimamente il comune ha forse recepito il messaggio che da tempo noi auspicavamo e ha iniziato a costruire nuove ciclabili, come in via Mecenate, in viale Mecenate e soprattutto in via Alfieri, dove la ciclabile servirà a convogliare sul plesso scolastico della Severi, scuola media e scuola elementare, tutti i ragazzi che abitano a Tortaia. Tortaia è un quartiere densamente popolato, per cui chi vorrà potrà andare in bicicletta in ciclabile protetta, cioè dove non parcheggiano le auto. Vedi via del Rossellino, che è all'uscita della scuola, è un parcheggio a tutti i giorni. Sulla ciclabile di via del Rossellino tutti i giorni ci sono ferme le auto, perché aspettano gli alunni che escono dal liceo scientifico e dall'ITIS per poter portare a casa. Allora, io auspico che le nostre forze dell'ordine, la polizia locale, come si chiama ora, effettuino controlli errati, perché è una questione di rispetto nei confronti di chi si muove in bicicletta. Non è ammissibile che tu occupi lo spazio a me riservato impedendomi di viaggiare in sicurezza, e questa è una cosa che purtroppo non è nella mentalità degli automobilisti aretini.